In una Venezia baciata dal sole, 21 colpi di cannone sparati dalla nave della Marina Militare hanno accolto questa mattina l'arrivo in piazza San Marco, 2 minuti dopo mezzogiorno, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la giornata dell'Unità Nazionale, festa delle Forze Armate. Mattarella ha salutato con cordialità e simpatia i bambini delle scuole veneziane che hanno avuto in dono bandierine tricolori e cappelline. Poi ha presenziato dal palco senza parlare, come era previsto dal cerimoniale. Ad accompagnarlo il ministro della Difesa Guido Crosetto e il capo di Stato Maggiore generale Luciano Portorano. A margine, il ministro Crosetto si è soffermato anche sui temi della politica nazionale e internazionale, assicurando che qualsiasi sia l'esito delle elezioni americane non cambieranno i rapporti di alleanza con l'Italia e i carabinieri saranno inviati in Palestina solo se vi saranno condizioni di sicurezza necessarie. Quest'anno abbiamo fatto uno sforzo enorme, nel senso che abbiamo aumentato di oltre 800 persone i militari a disposizione di strade e stazioni sicure. Io penso che dal prossimo anno sia magari più importante aumentare le forze di polizia e lasciare che le forze armate, o la maggior parte delle forze armate, riprendano a fare quello che serve in questo momento, che è forze armate. Per Crosetto sulle strade servono più poliziotti e meno membri dell'esercito. 4.000 persone tutte in piedi in piazza San Marco, lungo le transenne, hanno assistito alla cerimonia. Sul palco il governatore Zaia, il sindaco Brugnaro, il patriarca Moraglia, così il ministro Crosetto ai nostri microfoni. Venezia, come ha risposto oggi? Una grande giornata. Venezia ha risposto come solo Venezia può rispondere, offrendo un posto straordinario, una giornata incredibile e una popolazione che vuole bene all'Italia, vuole bene alle Forze Armate, vuole bene alla Repubblica. Quindi... Quali sono le sfide che abbiamo davanti adesso come paese? Abbiamo un mondo e delle ferite che la guerra ha portato sia all'interno dell'Europa sia in paesi vicino a noi, e affrontarli è una sfida che le Forze Armate fanno ogni giorno, che il paese cerca di fare ogni giorno. L'abbiamo ricordato oggi, il nostro compito è di creare le condizioni di pace e sicurezza. Una cosa che chiedo, da Venezia un messaggio di pace molto forte. Certo, nessuno più delle persone che hanno perso degli amici, hanno perso un arto, hanno perso un pezzo della loro vita, sanno quanto sia importante il valore della pace.